Amiche e amici di Lasso, buonasera, grazie. Arcibispo, qui stiamo rompendo tutti gli attrezzi. Abbiamo fatto un po' aspettare, mi scuso per il ritardo. Signora, lei sta facendo tardi, il brodetto è pronto? Però ci tenevo a parlarvi e incontrarvi. Io ho iniziato questo itinerario, l'ho dichiarato perché ho bisogno di dialogare con voi, di confrontarmi. Dopo il periodo della presidenza del Consiglio, sapete, ho assunto la guida del Movimento 5 Stelle. Ho assunto la guida del Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto un lavoro insieme in modo consapevole, abbiamo lavorato insieme al Conte 1 e al Conte 2, abbiamo sperimentato questa collaborazione e abbiamo convenuto che condividiamo dei principi e dei valori che sono nel nostro DNA e allora dobbiamo rafforzare la nostra azione politica. Se sono qui stasera è per questa ragione. Perché abbiamo un progetto politico e lo vogliamo condividere con voi. È un progetto politico che deve svilupparsi a livello nazionale, ma a livello anche territoriale. Abbiamo un metodo, che è quello di non chiudersi, di non chiuderci nelle segrete stanze. Noi vogliamo parlare con voi. E vogliamo che i nostri progetti siano a misura vostra per una migliore qualità dei cittadini. Noi non vogliamo fare progetti che servano a grandi imprese, interessi economici, a lobby finanziarie. Noi vogliamo progetti che migliorino e che portino benessere equo e sostenibile per tutti voi, per tutti noi. Avete visto che cosa è stato fatto qui da questa approccio? Vedete che entusiasmo. Loro hanno lavorato con voi, molti di voi hanno partecipato all'elaborazione di questa proposta politica, quartiere per quartiere. È la nostra speranza! Quartiere per quartiere, oggi qui. In questa meravigliosa cittadina, guardate che spettacolo, si vede fino anche il mio Gargano un altro po'. Mi fate venire fino anche nostalgia di casa. Questo progetto è nato qui, quartiere per quartiere, cercando di capire le esigenze, i bisogni di ogni quartiere. Questo progetto, questa proposta politica, di cui il Movimento 5 Stelle è il pilastro, non nasce proponendo, offrendo promesse che non si possono mantenere, ma offrendo un progetto per questa città che la migliori effettivamente. Avete dei problemi che sono stati studiati, avete dei problemi che devono essere superati. Non possiamo lasciare, e soprattutto nel periodo estivo, qui l'infrastruttura idrica continui a non darvi, offrirvi acqua. È inutile rappresentare orizzonti irrealizzabili, qui abbiamo bisogno di rigenerazione urbana. Superbonus 110% edilizia ci consente di migliorare, efficientare dal punto di vista energetico le nostre case, le nostre abitazioni, i nostri condomini, ci consente di metterli in sicurezza, il tutto gratuitamente. Tante volte ci è stato detto, ma no, sono misure che costano, però quando c'è determinazione e volontà di lavorare per i cittadini, noi abbiamo dimostrato che non ci fermiamo di fronte a nessun ostacolo. Il super bonus lo dobbiamo prorogare.
Avete visto in questi giorni le bollette? Stanno aumentando. Non parliamo solo di progetti faraonici, fantasmagorici. Le bollette stanno aumentando. Io con i ministri 5 Stelle il pomeriggio mi sono precipitato dal ministro Cingolani per risolvere questo problema. Perché lasciare che le bollette lievitino di 30-40% significa pesare sul bilancio familiare, non solo delle fasce più deboli, ma anche del ceto medio. E la politica ha il dovere di offrire una risposta. E qui dobbiamo trovare una risposta di sistema, al di là della congiuntura economica che c'è. È un problema certo che origina l'aumento anche del gas, riguarda anche la Francia, la Spagna, oltre che l'Italia. Ma noi dobbiamo intervenire, per esempio, nella bolletta c'è una voce, oneri di sistema. In sostanza è una tassa trasversale universale. Se la trasferiamo sulla fiscalità generale, noi possiamo dosarla progressivamente. Ma perché i ricchi devono pagare come i poveri? Noi dobbiamo lavorare quindi per migliorare gli spazi verdi, rigenerazione urbana, non consumo di suolo, cemento. Dobbiamo recuperare i nostri borghi, questi bellissimi centri storici. La transizione ecologica è questa, non è il nucleare. Delle volte, quando non si studia, succede poi che si sparino pubblicamente dei proclami che non hanno senso. Quando un esponente dell'opposizione dice: io sono per il nucleare in Lombardia, ma tra l'altro stiamo parlando di nucleare di quarta generazione, neppure gli scienziati ce l'hanno già portata di mano. È un discorso completamente così futuribile, ma che senso ha? L'energia atomica costa molto più delle energie da fonti rinnovabili. Noi abbiamo una visione, un progetto di paese concreto, abbiamo dimostrato di avere idee chiare e non ci manca il coraggio. Durante la pandemia tutti parlavano di spread, ricordate? Prima della pandemia non si poteva toccare nulla, deficit, dicevano alle stelle, il debito pubblico altissimo. Abbiamo affrontato la pandemia. Se avessimo seguito la linea iperliberista di estremo rigore economico, ci sarebbe stata una distruzione economica e sociale. Da subito abbiamo compreso invece che dovevamo andare in deficit e creare nuove risorse finanziarie. E solo così che abbiamo eretto una cintura di protezione economica e sociale per l'intera comunità nazionale. E se adesso siamo qui a ragionare di ripartenze, se adesso siamo qui con la prospettiva di una crescita economica quest'anno addirittura al 6%, è solo perché abbiamo avuto visione, è solo perché abbiamo combattuto una battaglia che nessuno osava neppure immaginare si potesse vincere in Europa. Mai era successo che tutti i paesi all'unanimità votassero per il debito pubblico comune e creare nuove risorse finanziarie, di cui l'Italia ha beneficiato in misura maggiore che qualsiasi altro paese. E se questa battaglia l'abbiamo vinta, l'abbiamo vinta grazie a voi. Voi dite grazie a me, io dico grazie a voi, con la vostra dignità, con la vostra forza, col fatto che avete osservato le regole, col fatto che sono andato a testa alta. Ho detto agli altri leader europei: se volete farci l'elemosina, tenetela per voi. Il mio paese ha una dignità, i miei concittadini hanno una dignità. Ho dimostrato, abbiamo toccato con mano che quei discorsi, quelle fantasie sovraniste,
di chi pensa di essere autosufficiente, di chi declama l'interesse nazionale senza senso, non hanno nessuna prospettiva. Però adesso non possiamo fermarci. Io l'ho detto e l'ho pensato, credetemi, la sera stessa che abbiamo vinto questa battaglia che sembrava un sogno irrealizzabile. Non mi sono fermato un attimo. Ho detto, adesso inizia una sfida ancora più difficile. Un paese che storicamente non riesce a spendere i soldi dei fondi europei, adesso deve spendere una montagna di miliardi. Ci dobbiamo rimboccare le maniche, è una sfida, è un imperativo etico. Voi pensate cosa significa per voi, giovanotti che siete qui? Noi dobbiamo spendere questi soldi nel vostro interesse. Un domani, quando voi diventerete grandi, leggerete i libri di storia, voi studiate a scuola, avete visto? Ci sono anche le pagine di storia. E leggerete una montagna di miliardi. Quella montagna di miliardi, se non viene spesa, voi ci rincorrerete, ci picchierete e direte: papà, mamma, nonno, nonna, ma come? Avete avuto una montagna, un tesoro che mai dal secondo dopoguerra ad oggi è stato mai offerto all'Italia e non l'avete saputo spendere. Allora è un imperativo etico, pensateci bene. I passi che adesso, le valutazioni che fate sul piano politico, pensatele bene. Se io sono qui a girare, a parlare con voi, se sono qui a dialogare, è perché io sono qui a proporvi con umiltà una proposta politica. E dico, lavoriamo insieme per un'effettiva transizione ecologica. Lavoriamo insieme per un'effettiva transizione digitale. Questo paese lo dobbiamo cablare, aree interne, aree costiere, montagne, colline, ma l'avete visto durante la pandemia? Cosa significa didattica a distanza? Significa disuguaglianza, toccata con mano. Abbiamo stanziato subito 100 milioni per distribuire computer a tutte le famiglie meno abbienti per le scuole, ma è inutile girarci intorno, ci sono famiglie, ragazzi, che non hanno avuto i mezzi per poter partecipare alla didattica a distanza. Quell'anno e mezzo lo perderanno. E anche lì noi misuriamo le diseguaglianze. E allora vi dico, transizione ecologica, transizione digitale, ma l'inclusione sociale è fondamentale. Inclusione sociale, cari amiche e cari amici, significa che non dobbiamo lasciare nessuno indietro. Perché un paese è forte se voi avete dei compagni di classe che hanno qualche difficoltà. Voi stessi li dovete aiutare, perché così la classe diventa più forte, così voi vi rinforzate, vi arricchite voi stessi. È così o no? Ma come si può combattere una battaglia di questi giorni, di questi tempi, contro il reddito di cittadinanza che ci ha consentito di contrastare la povertà più assoluta? Noi stiamo parlando per lo più di integrazioni di 200, 300, 400 euro. Povertà assoluta significa non avere di che mangiare, non avere di che sopravvivere, avere di che arrivare a fine mese. E dei soloni della politica ci vengono a dire che bisogna abrogare il reddito di cittadinanza, dopo che vivono di stipendi la politica quando hanno 18 anni. Io mi indigno. Certo che dobbiamo migliorare, certo che dopo un anno e poco più dobbiamo intervenire, perché le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, io parlo con le persone, sto girando l'Italia, loro per prima mi dicono: Presidente, noi vogliamo dignità sociale, vogliamo noi lavorare a progetti utili per la collettività.
aiutateci a trovare una nuova occupazione. Certo che lo dobbiamo migliorare, ma chi ha parlato di abrogazione è un vigliacco. Ecco allora che, vedete, noi continueremo a incontrarci. Perché io lo dico sempre, quando sono uscito da Palazzo Chigi, sono uscito col sorriso, perché pensavo a voi, pensavo, accarezzavo già la possibilità di dialogare, incontrarvi, stare in mezzo alle piazze liberamente con voi. Però dobbiamo continuare a lavorare insieme, non ci dovete lasciare soli. Noi abbiamo coraggio, l'abbiamo dimostrato nell'ora più buia, abbiamo determinazione, abbiamo idee e progetti chiari che vogliamo continuare a elaborare e a condividere con voi, però da soli non ce la facciamo. E allora vi invito a considerare, non pensate che la croce che mettete su una scheda elettorale adesso, tra qualche giorno, sia una operazione, un gesto separato da questa prospettiva. Se voi abbracciate l'idea che quella croce è un fatto che ben, quella scelta può ben sentire dell'amicizia, del compare, del parente, dell'amico che vi chiede la cortesia, tutto sommato si tratta di elezioni cittadine, voi sbagliate, non è così. Perché il favore, la cortesia in politica non va fatta, non può essere fatta. I nostri figli e i nostri nipoti un domani ci chiederanno: scusami, ma c'era quella dote finanziaria, ma tu perché, che cosa hai fatto, che cosa hai scelto per la tua città, che progetto politico hai sottoscritto? No, ma c'era la... Che gli rispondete? Perché c'era il parente, l'amico di famiglia, mi ha rotto le scatole? No. Basta. All'indomani di quella croce ci sarà un sindaco che sarà chiamato a impiegare per la quota corrispondente qui a Vasto già la prima tranche di quel tesoro. Perché quest'estate sono arrivati 25 miliardi, quindi non è un discorso che è avulso e scollegato dal progetto più generale di paese. Io vi chiamo a responsabilità, decidete poi voi. Però attenzione, ci sarà un sindaco che deciderà se fare la transizione ecologica qui a Vasto o no, se fare la transizione digitale o no, se recuperare le aree verdi o no, se migliorare le infrastrutture esistenti prima di inventarsi qualcosa che non verrà mai fatto, se migliorare l'infrastruttura idrica o no, se sistemare scuole, asili nido o no. Queste signore, questi signori, queste ragazze, questi ragazzi offrono con la nostra candidata sindaca. Grande Dina! Offrono, mi piace chiamarlo un progetto di comunità. Un progetto di comunità. È un progetto di comunità non improvvisato, non è stato fatto, non abbiamo fatto 10 liste, 7 liste per acchiappare voti, no? Riempi di liste,
così tutti i parenti, amici, conoscenti sono lì e quindi i voti svuoti tutti i voti degli altri. Non facciamo di questo pezzo. Qui ci sono persone che condividono un progetto politico. Un progetto politico fatto a misura vostra, sulle vostre esigenze. Se lo condividete, io vi do la garanzia che in un quadro più generale nazionale ci ritroverete in prima linea per realizzare questi obiettivi che vi ho descritto in sintesi. E vi aggiungo che vi offriamo un'assoluta garanzia che questo progetto di paese, di comunità cittadina e di paese, noi lo perseguiteremo nel segno della piena legalità, anticorruzione, contrasto a tutte le mafie e sempre a testa alta con onore e disciplina, etica pubblica, etica pubblica, etica pubblica. Noi ci siamo, voi ci siete o no? Grazie, grazie Lasso. Grazie, noi ci crediamo e non ci fermeremo. Delle volte quando giro in questi giorni, sapete che cosa mi viene detto molto spesso, la frase più ricorrente? Presidente, non molli, tranquilli, io non mollo, ma voi volete mollare? E allora ci siamo, ce la faremo, ce la faremo. Grazie, grazie Vasco. Venite, 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 forza. Passatevi davanti, non ci vediamo. No, signora,